Allora, quello che ci occorre per realizzare questa borsa è del cordino Swan. Io utilizzo lo Swan Black color Tiffany, un uncinetto numero 3,5 con cui andremo a lavorare tutta la nostra borsa. E poi ci serve ovviamente l'inserto per borsa, che è questo qua che vedete in questo modo, intagliato così con la parte davanti, qui da sotto verrà messa la parte all'uncinetto, sul retro c'è questa cornice dove trasparirà tutta la parte lavorata e dopodiché l'inserto si piega in questo modo ed esce fuori la nostra pochette. Ok? Quindi in questo modo ci serve dunque questo inserto e poi ci serve una calamita con le alette che andremo a inserire qui negli appositi fori. Quindi vi ricordo che questi inserti particolari e tutto il resto del materiale, come sempre, lo potete acquistare sul sito www.merceriamare.it. In descrizione trovate tutti i link diretti per i vari materiali che io ho utilizzato. Allora, quindi prendiamo il nostro filato, andiamo a fare un cappio e iniziamo avviando 41 catenelle. A questo punto partiamo a lavorare le nostre maglie basse partendo dalla seconda catenella che ci troviamo, quindi non entriamo nella prima ma direttamente nella seconda e andiamo a fare la prima maglia bassa, dopodiché andiamo a fare una maglia bassa per ogni catenella sottostante, quindi per un totale di 40 maglie basse. Arrivati al termine del giro, vado a fare una catenella, volto il lavoro e andiamo a fare di nuovo una maglia bassa per ogni punto sottostante. Quindi tutto il nostro pannello, che sarà il corpo borsa, diciamo, della nostra pochette, è da fare a maglia bassa, proprio perché dato l'inserto che abbiamo, altre lavorazioni non si vedrebbero, sarebbero sprecate, quindi andiamo a lavorare un pannello intero a maglia bassa. Quindi da questo giro, per tutti i successivi, andiamo appunto a lavorare sempre maglia bassa per ogni punto sottostante. Vedete in questo modo. E così via. Allora, guardate, ho realizzato l'intero pannello, in totale sono 40 cm come vi dicevo prima, l'ho lavorato a maglia bassa appunto e se andiamo a posizionarci sopra la nostra parte in compensato vedete che combacia perfettamente e anche qui siamo perfettamente all'interno di tutti i fori con la nostra cornice e appunto questo è il risultato. Adesso dobbiamo andare a fare i laterali. Laterali che andremo a fare in questa parte centrale dove c'è il nostro inserto, ma non lungo tutto perché la borsa non piega così tanto, cioè nel senso si piega, ma un pezzo e un pezzo stanno sul davanti e sul dietro della borsa e solo metà fa il laterale. Quindi proprio per questo andremo a fare un laterale che va da metà dopo il primo foro a metà prima dell'ultimo foro di questa parte qua. Ok, un laterale così che prenda diciamo tre fori più mezzo e mezzo da un lato e dall'altro. Quindi prendo il cordino, vado a fare il cappio, posiziono il mio inserto perfettamente sulla borsa in modo che mi sia da punto di riferimento. In questo modo, e quindi abbiamo detto che vado con l'uncinetto a inserirmi a metà del primo foro, quindi più o meno siamo qua. Vedete che mi inserisco con l'uncinetto, estraggo il filo e vado a fare una maglia bassa. Adesso proseguo per il punto a fianco, lavoro una maglia bassa per quello dopo, per quello dopo ancora. Ancora, poi misuriamo di nuovo col nostro inserto, lo andiamo a riposizionare vicino, ci mancano ancora direi due punti, quindi vado a lavorare i successivi due punti.
rimettiamo qua. Approssimativamente direi che ci siamo, ok? Siamo, vedete, arrivati, partiti leggermente dopo e arrivati leggermente prima di questi fori, in questo modo. E in totale quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maglie. A questo punto possiamo togliere il nostro inserto che non ci serve più, andiamo a fare una catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare le maglie così come si presentano, quindi le stesse 7 maglie che abbiamo appena fatto andiamo a lavorarle nuovamente. Vedete? In questo modo. Ora di nuovo facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e di nuovo andiamo a lavorare le maglie così come si presentano. E dobbiamo proseguire in questo modo a lavorare le nostre 7 maglie fino ad aver ottenuto un'altezza pari alla metà della nostra borsa. Quindi dobbiamo piegare in questo modo la nostra borsa e verificare che il laterale sia alto quanto appunto la metà della nostra borsa. Una volta ottenuto l'altezza desiderata andremo a ripetere lo stesso procedimento dall'altra parte. Mi raccomando, misurate bene e contate tutte le maglie da farlo esattamente alla stessa altezza. Allora, guardate, una volta che ho realizzato entrambi i laterali, sono questi. Adesso dobbiamo andare a bordare a maglia bassa tutta la nostra borsa. Quindi mi inserisco qui in un angolo e vado a fare una maglia bassa. Dopodiché proseguo la lavorazione puntando in ogni maglia e andando a fare un punto base. Un punto basso per ogni punto sottostante, vedete? Punto in questo modo e vado a fare una maglia bassa. Una volta che siamo arrivati qui e dobbiamo girare per bordare il nostro laterale, vedete, ho fatto l'ultima maglia qui sul bordo e adesso semplicemente vado a girarmi senza fare né catenelle né nulla, tanto poi questo pezzo appunto andremo a chiuderlo insieme, quindi non ci serve diciamo fare niente per cui resti perfettamente dritto. Io semplicemente giro e vado a fare le maglie basse da questo lato. Vedete? Resta quindi in questo modo e procedo a bordare tutto il nostro, diciamo, laterale. Quando arrivo qui farò le maglie alte, le catenelle, ma adesso vi faccio vedere appunto. Procediamo per questo lato, nel mentre vedete che io sto facendo passare i fili per non doverli fermare dopo. Allora, una volta arrivati qui sull'angolo, invece sì che invece ci interessa fare l'angolo dritto. Quindi vedete che ho fatto l'ultima maglia, vado a fare una catenella, rientro in quest'ultima maglia e lavoro una nuova maglia bassa in modo da girare e fare l'angolo. Dopodiché vado a lavorare le maglie della riga superiore. E vedete che qui mi si è creato appunto l'angolino. A questo punto vado a lavorare le mie maglie, sono qui nell'ultimo punto, ho lavorato l'ultima maglia bassa, faccio una catenella e rientro nello stesso punto per andare a fare una nuova maglia bassa. Ed ecco che abbiamo fatto i due angoli. Adesso a questo punto non ci resta che andare a bordare tutto quest'altro lato, tutto di qui, poi quello dritto, e a ripetere la stessa operazione dall'altra parte. Quindi bordiamo interamente il nostro pannello. Una volta che abbiamo bordato, diciamo, l'intera borsa, dobbiamo andare a chiudere
e unire assieme il nostro laterale con il corpo a borsa, che se vedete fare in questo modo combacia alla perfezione e si vedono benissimo i punti, diciamo, a maglia bassa che abbiamo usato per bordare, e saranno quelli che ci permetteranno di unire insieme le due parti. Come andiamo a fare? Vedete che io sono appunto qui dove sono arrivata dal termine del mio giro, mi inserisco in una solina del laterale, prendo il filo e chiudo facendo un punto bassissimo. Adesso nuovamente accosto bene bene le due parti, mi inserisco in una solina del corpo borsa lavorato, in una solina del laterale lavorato, aggancio il filo e chiudo tutto facendo una maglia bassissima. Ancora entro in una solina e nell'altra solina, prendo il filo e chiudo tutto, e devo procedere in questo modo per tutte le maglie. Vedete, aggancio una, aggancio l'altra, prendo il filo e chiudo tutto. Vedete? Questo è il risultato. Quindi procedo fino ad agganciare e a chiudere assieme tutto questo lato. Dopodiché faremo la stessa identica cosa dall'altra parte, andando a unire insieme queste due parti, e poi ripeteremo il procedimento dall'altro lato. Quindi le accostate sempre in questo modo, dove vedete che combaciano alla perfezione, prendete una solina da una parte, una dall'altra, e chiudiamo facendo una maglia bassissima, e si crea questa piccola costina che è anche molto gradevole da vedere. Ok, quindi proseguiamo in questo modo. Allora, una volta che abbiamo attaccato i nostri laterali, li lasciamo aperti e sporgere all'infuori in questo modo, perché su questa cucitura andremo adesso ad attaccare il pannello di compensato. Allora, il pannello di compensato è questo, scusate se quello che vi ho fatto vedere prima non era esattamente uguale, ma mentre realizzavamo la borsa in corso d'opera abbiamo portato delle modifiche all'inserto per renderlo più fruibile a tutte, più agevole, più stabile, tutto quanto. Quindi abbiamo portato delle modifiche che consiste nell'aver tolto fuori in questa parte. Quindi se vi sembra diverso, appunto, è perché è diverso, ma è sicuramente molto migliore rispetto a prima. Quindi, come prima cosa, prendiamo il nostro inserto. Vedete che qua ci sono due fori che servono a infilare questa calamita. Calamita, quindi, che vado a inserire in questo modo, giro sul dietro e vado semplicemente a schiacciare ed ad aprire le alette. Una volta fissata la calamita, l'altro lato poi vedremo dopo come invece andarlo a mettere. Ok, quindi qui abbiamo piazzato la calamita. Dopodiché prendiamo il nostro inserto e partiamo ad attaccare come prima cosa questa parte qui forata, quindi il retro della nostra borsa. Lo andiamo a posizionare, come vi dicevo prima, a filo qui della parte lavorata all'uncinetto, quindi deve essere proprio a filo, mentre le due parti dei fori in questo modo devono essere posizionate sopra alla costina di cucitura dei nostri laterali. Ok, in questo modo. Adesso a questo punto andiamo a munirci di un ago tirafettuccia con una gugliata di filo, al quale al fondo ho fatto un bel nodone, e partiamo inserendoci con l'ago e sbucando fuori da questa parte, quindi da qui in basso. Quindi mi esco con l'ago proprio qui in punta, in questo modo. Dopo mi inserisco nell'inserto e tiro. Passo nel foro a fianco, esco dalla borsa ed estraggo il filo. A questo punto entro nel foro a fianco, quindi così, vedete, e vado a puntare in quello dopo ancora. Ti
tiro ben bene in modo che sia fissato. Dopodiché entro di nuovo nel punto dopo ed esco in quello a fianco. Entro in quello a fianco, così. In questo modo abbiamo attaccato tutto questo lato. Adesso andiamo a inserirci nel foro a fianco, qui, voilà, e proseguiamo la nostra cucitura anche dall'altro lato. Quindi vedete che procedo così fino ad arrivare giù al fondo di là. Allora, una volta passate in tutti i fori, adesso dobbiamo tornare indietro e passare in quelli dove non siamo ancora passati, in modo da creare esattamente questo effetto dove ogni foro, diciamo, ha il suo punto. Quindi adesso sono arrivata io qua in fondo, da questo lato. Vedete, mi inserisco nel secondo foro in questo modo. Estraggo il filo e poi torno indietro andando a puntare nell'altro foro e vedete che passo a riempire gli spazi vuoti tra un punto e l'altro. Adesso di nuovo sbuco qua, voilà, e poi passo da questa parte in modo appunto da andare a riempire tutti gli spazi vuoti. Procedo in questo modo, quindi, ad attaccare l'inserto. Io ovviamente l'altra parte l'avevo già attaccata, quindi sono passata ad attaccare la parte davanti, ma si fa esattamente nello stesso modo, quindi si parte da qui, si gira tutto attorno e poi dopo si torna indietro. Allora, guardate, ho terminato di cucire anche questa parte dell'inserto. Adesso come ultima cosa non ci resta che andare a fare la pattina di chiusura, quindi la mini pattina che scende giù qua, dove andremo ad attaccare l'altra parte della calamita e a chiudere il tutto. Allora, come potete vedere, io qui ho messo due marcapunti che delimitano esattamente dove voglio far iniziare e dove voglio far finire la mia pattina. Come ho fatto a calcolarlo, ho diviso in due la lunghezza del mio lato e poi dopo ho calcolato tre maglie da un lato e tre dall'altro, più quella del centro, quindi ho sette maglie in totale, ok? Questo è appunto la grandezza della nostra pattina che adesso vediamo come andare a fare. Quindi prendo l'uncinetto, ho fatto un cappio, adesso tolgo il primo segnapunto, mi inserisco qui con l'uncinetto al suo posto e vado a fare subito una maglia bassa. Voilà. Adesso lavoro le successive maglie basse fino ad arrivare all'altro segnapunto. Voilà, a questo punto andiamo a fare una catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare le nostre maglie basse qua sopra. Sei, e vado a fare l'ultima, sette.
Adesso faremo di nuovo una catenella, voltiamo il lavoro e andiamo avanti a lavorare queste 7 maglie fino ad aver ottenuto l'altezza desiderata, che quindi deve essere leggermente sotto a dove abbiamo messo la calamita. Allora, guardate, ho terminato di realizzare la pattina sotto la quale sono andata a fissare l'altra estremità della calamita, questa volta cucita, e questo è appunto il risultato, diciamo, della chiusura della nostra borsa. Voilà, e poi sono andata a realizzare il primo manico con la spighetta rumena tripla, che adesso vi faccio appunto vedere come si realizza. Allora, facciamo il cappio come prima cosa senza tirarlo molto, perché sarà uno dei punti che andremo a lavorare, quindi facciamo un cappio tenendolo un pochettino molle. Dopodiché andiamo a lavorare 3 catenelle, 1, 2 e 3. Puntiamo nella seconda catenella e lavoriamo una prima maglia bassa. Nella catenella successiva lavoriamo un'altra maglia bassa e nel cappietto qua d'inizio, che vi ho detto di lasciare un pochettino morbido, andiamo a lavorare la terza maglia bassa. Fatto questo, voltiamo il lavoro e andiamo a inserirci nella costina esterna dell'ultimo punto, quindi qua, e poi andiamo a prendere questa barretta orizzontale che ci sta sotto, quindi una e una, due. In questo modo carichiamo il filo e lavoriamo una maglia bassa. A questo punto vedete che qua abbiamo la costina esterna del punto con una barretta subito dopo, che andiamo a prendere entrambe e lavoriamo di nuovo una maglia bassa. Stessa cosa qui, così abbiamo di nuovo una e una, un'altra barretta, altre due barrette orizzontali che vado a caricare sull'uncinetto, e dopodiché vado a lavorare un punto basso. Adesso, ruotando di mezzo giro, diciamo, il nostro lavoro, vedete che ci troviamo davanti tutta una serie di barrette orizzontali che andiamo a lavorare. Vedete, qui me ne trovo altre due. Qui ne ho altre due. Giro appena appena il lavoro e mi sbucano fuori queste barrette. Qui vedete, ne ho altre due che io vado sempre a prendere e a lavorare a maglia bassa. Ok, quindi questa è la spighetta rumena tripla con cui andremo appunto a lavorare i nostri manici, e possiamo farli della lunghezza che desideriamo. Quindi procediamo in questo modo, vedete, a lavorare sempre le barrette orizzontali che mi compaiono davanti fino appunto ad aver ottenuto la lunghezza desiderata. Allora, guardate, ho terminato anche di realizzare l'altro manico, questo è il risultato finale, e alla fine qui, oltre ad averla chiusa con la pattina e la calamita, sono andata a foderarla e a metterci una chiusura con la cerniera per renderla un po' più sicura e chiusa meglio. Ma questo appunto è il risultato finale. Dietro ho attaccato anche le nostre targhette con il logo personalizzato che realizziamo sempre noi, quindi potete anche richiederci le vostre targhette in varie forme, e appunto con il vostro logo, la scritta che desiderate, e niente, appunto questo è il risultato finale. Io sono soddisfatta di questo, diciamo, esperimento, che è venuto secondo me molto 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 bene. Un bacione e grazie a tutti per seguirmi sempre. Ciao.